trovati, ben trovati con un nuovo appuntamento con Linea Diretta, il format di Confindustria Toscana Sud. Da 2 mesi vi stiamo raccontando l'emergenza Covid, ovviamente sui suoi aspetti in primis sanitari, ma poi economici, dando voce al mondo delle imprese e degli esperti per tutto l'approfondimento ovviamente delle tematiche economiche, la partita europea, la partita del governo italiano. Allora, ci collegheremo come sempre con il Sole 24 Ore insieme a Carlo Marroni, ma apriamo subito come nostra abitudine con il mondo delle imprese. Abbiamo il piacere di avere collegato con noi questa mattina colui che guida un'azienda importantissima, storica del nostro territorio, della Valdezza, la RCR. Abbiamo il CEO di RCR, Roberto Pierucci. Ben trovato. Buongiorno, grazie, grazie per l'invito. Allora, dottor Pierucci, stiamo attraversando una pagina di storia globale. Ieri un suo collega imprenditore diceva che ormai è come un post-guerra, c'è stata una guerra, in questo caso è stato un virus e adesso siamo a dover ricostruire il nostro futuro. Io prima di parlare dell'oggi vorrei un po' condividere con tutti i telespettatori, i suoi colleghi imprenditori, i suoi che ci seguono, un po' come un'azienda importante come quella che lei guida ha vissuto questi 2 mesi. Cosa hanno rappresentato questi 2 mesi? Beh, sì, possiamo parlare sicuramente di una guerra, possiamo parlare sicuramente di distruzione, chiaramente da un punto di vista economico-finanziario, ma è stato anche un momento, devo dire, di forte riflessione, di ristrutturazione anche delle aziende e quindi in una situazione purtroppo che pragmaticamente non possiamo cambiare, non potevamo cambiare prima. Va visto anche ciò che questa situazione ci lascerà e quindi come gestirlo al meglio, poi in maniera positiva. Questo è stato un po' l'atteggiamento dall'inizio, diciamo, da quando poi la situazione si è manifestata, quindi parliamo di fine febbraio. Tra l'altro noi in febbraio, per quanto riguarda RCR, eravamo in pienissima attività perché è il mese che rappresenta per noi un po' la ripartenza dell'anno fiscale, attraverso fiere, incontri e manifestazioni che proprio in quel mese si concentrano. Già comunque nel mese di febbraio la situazione era abbastanza delicata, tant'è che in molte fiere non si sono presentati nostri collaboratori, non soltanto dalla Cina, che chiaramente in quel momento era la più colpita, o almeno la colpita sembrava in quel momento, ma anche da altri paesi, per esempio Stati Uniti, e in generale il continente americano, da subito ha avuto una sorta di lockdown, almeno in termini di viaggi. L'abbiamo affrontata chiaramente avendo come priorità, e non può essere altrimenti, la salute dei nostri lavoratori, delle loro famiglie. Da noi lavorano più di 400 persone, quindi ecco, diciamo che socialmente è molto rilevante il fatto di dover pensare alla salute di ognuno di loro che poi si ramifica all'interno delle famiglie. Quindi da subito abbiamo anticipato un po' quelli che erano i decreti e le disposizioni che arrivavano dal governo, nonché dalle ASL e dagli altri istituti. Le abbiamo da subito applicate, diciamo da metà febbraio avevamo già i dispositivi pronti, poi il problema con i dispositivi c'è stato successivamente, non tanto all'inizio, e abbiamo già istituito all'interno dell'azienda tutti quelli che erano i punti di sanificazione. Ecco, abbiamo cercato di vivere in serenità per quello che era possibile in questo momento drammatico della storia, della nostra storia. E in qualche modo ci siamo riusciti, abbiamo rallentato anche la nostra attività, perché purtroppo la guerra che è arrivata dal punto di vista economico-finanziario, si parla di questo, per noi ha coinciso con la cancellazione del 90% degli ordini, con la richiesta unilaterale da parte dei nostri clienti di pagare con dei posticipi importanti. E quindi tutto questo è andato chiaramente a aumentare la tensione finanziaria dell'azienda. Diciamo, la salute è stata la priorità verso il lavoro e questo è il nostro pensiero e questo fa parte un po' dei principi e dell'etica dell'azienda, di RCR. Però non dobbiamo dimenticarci che senza il lavoro non c'è salute.
Quindi la ripresa del lavoro, noi da lunedì prossimo, quindi dall'11 maggio, riprenderemo diciamo all'80-90%, quindi ci riportiamo all'interno del mondo produttivo e del mercato in maniera importante. Ecco, ripeto, questo è un monito che in qualche modo deve circolare all'interno proprio della società, circolare all'interno dell'ambito politico. La salute è la priorità, ma senza il lavoro non c'è salute. Lei è un manager di grandissima esperienza e tra l'altro voglio ricordare come ha traghettato RCR in un momento delicato veramente non tradendo le radici ma reinventando questa azienda a partire dal tipo di materiali da usare, a partire dai tipi di mercati su cui reinvestire e ripartire. Siamo di fronte a una nuova ripartenza, dobbiamo riscrivere il futuro in questo momento, dottor Pierucci? Dobbiamo essere coscienti che le cose non sono più come 60-70 giorni fa. Dobbiamo avere la giusta flessibilità proprio in termini manageriali, ma in termini di strategia, di dover cambiare, non aver paura, non avere assolutamente alcuna paura del cambiamento, ma anzi prenderlo come una modalità e un modello di sviluppo proprio dell'impresa stessa, che nasce purtroppo da un problema, ma come spesso diciamo, ma poche volte facciamo, questo problema va trasformato in opportunità. Quindi questo significa chiaramente riprendere. L'atteggiamento che io vedo dal punto di vista strategico è molto semplice, non ha bisogno di libri di finanza o di economia, perché come diciamo noi nel business behavior normale, oggi serve un atteggiamento che è quello del buon padre di famiglia, nel senso che le aziende stanno riprendendo, come le varie attività commerciali, sperando che riprendano tutte, e riprendono con dei costi che vanno affrontati, che la ripresa tra l'altro comporta dei costi maggiori rispetto a quella che è una gestione normale e ciclica del business, e senza entrate, perché praticamente le aziende stanno riprendendo non avendo entrate, perché questo stop si ripercuoterà fortemente soprattutto nei prossimi mesi, perché non aver prodotto, non aver venduto significa non incassare soprattutto nei prossimi mesi. Quindi c'è un problema forte di liquidità. Allora, dovremo affrontare due tipi di problematiche, una commerciale, quindi quella di riprendere i mercati, di ricostruire di fronte a un'incertezza dei mercati che è assoluta anche in questo momento, però, ripeto, l'incertezza è quella che rovina non soltanto nel business, proprio nella vita in generale, che comporta dei grossi problemi, e purtroppo questa incertezza, che devo dire, devo ammettere, noi in Italia ne stiamo godendo abbondantemente, forse troppo, di questa incertezza, è la cosa che sta rovinando di più proprio la ripresa. Dobbiamo trovare delle certezze, anche qui, come mi piace sempre dire, è preferibile nel business prendere una cattiva decisione piuttosto che una non decisione, perché effettivamente questo comporta un disequilibrio generale proprio all'interno dell'azienda, e quando c'è disequilibrio chiaramente non c'è sviluppo. Quindi la parte commerciale va ripresa facendo stime, riproponendo quelle che sono, come giustamente diceva lei prima, le caratteristiche poi di ogni azienda che si è costruita nel tempo, nel nostro caso la qualità dei nostri prodotti, la qualità del nostro materiale che è un eco crystal, quindi diciamo ancora una volta vicino a quella che sarà un'attenzione alla salute molto più forte da parte di tutti i consumatori, da parte di tutti i paesi, riprendere il Made in Italy, perché il Made in Italy soprattutto in Italia sarà ancora più forte, dovrà essere così, perché finalmente dovremo convincerci che non dobbiamo chiaramente abbracciare sciovinismo, nazionalismo, ma semplicemente capire che quando si parla di produzione a chilometro zero, quando si parla di tutela del valore nazionale dell'economia, c'è dietro un senso di un senso sociale, un senso di rispetto proprio delle proprie radici, e così dovrà essere, quindi dovrà essere con il Made in Italy in maniera forte.
La parte finanziaria, per chiudere, è quella un pochino più complicata, perché purtroppo anche in questo caso l'incertezza che è derivata da non decisioni governative e statali ci sta mettendo in difficoltà, perché invece in questo momento sarebbe meglio sapere di non avere aiuti piuttosto che sapere che ci sono degli aiuti, ma che la cui gestione è talmente complicata da un punto di vista temporale, da un punto di vista di gestione, perché nel momento in cui si aiutano, o almeno si dice aiutare le imprese, lo Stato lo fa direttamente e non tramite degli intermediari privati come sono le banche, che chiaramente fanno i loro interessi giustamente e seguono delle prassi, appunto quelle bancarie, che solo per capire se accedono o no, per esempio, agli aiuti finanziari del decreto Cura Italia, ci vogliono almeno 4-5 mesi prima di capirlo. E dopo 4-5 mesi l'azienda non ha più bisogno di questi finanziamenti, e sarebbe la cosa migliore, o se ne ha bisogno è una situazione talmente delicata che probabilmente è meglio lasciar perdere. Quindi chiarezza, questo deve essere il monito che tra l'altro abbiamo sempre chiesto anche allo Stato. Non c'è stata chiarezza dall'inizio, considerate che la nostra produzione, che fa parte di un codice Ateco, ormai li conosciamo tutti, anche chi prima non sapeva che cosa fossero, che sono i codici che identificano le varie produzioni che ci sono in Italia, il nostro codice è stato chiuso dal primo decreto, quindi noi non potevamo produrre, e riaperto dopo 3 giorni. Capite che è talmente difficile, insomma, lavorare in questa situazione, che comporta effettivamente il discorso di ritornare ad essere un buon padre di famiglia e gestire la propria famiglia tenendo una considerazione minore quello che avviene poi all'esterno. Dottor Pierucci, un'ultima domanda. Lei ovviamente ha un polso internazionale, un polso europeo. In apertura raccontavamo appunto il tema anche delle fiere. Tornerei proprio sul tema dell'Europa. L'Europa sarà alla fine all'altezza di questa situazione di crisi così generale di tutti i suoi Paesi membri, o come ora sembra dai fatti prevarranno logiche di scontro e di divisione visioni economiche, quindi provvedimenti da prendere tra i paesi? Io ritengo che l'Europa farà l'Europa come ha fatto finora. Questo significa che non farà l'Italia, che non farà la Spagna, che non farà la Germania. Quindi ogni singolo paese chiaramente deve aver chiaro, ancora una volta uso questo termine, quelle che sono le proprie necessità e le modalità per poterle in qualche modo distribuire all'interno del proprio paese. Deve aver chiaro quelli che sono i numeri, quelli che sono i bisogni forti e primari da subito che il paese deve avere. L'Europa non può fare il singolo paese e non si può chiedere all'Europa di poter gestire l'economia nazionale o di poter rispondere ad un'economia e non ad un'altra, o a poter dare di più a un'economia e meno ad un'altra. Questo significa debolezza, cioè nel senso che all'Europa si può chiedere molto e si può chiedere però da un punto di vista generalizzato. Poi ripeto, il singolo paese non può demandare totalmente con un atto di debolezza determinate decisioni, determinate riconoscimenti ad un ente che è sopra praticamente i singoli stati. L'Europa farà l'Europa. Quello che noi stiamo chiedendo è che l'Italia faccia l'Italia e che non ci siano lamentele perché l'Olanda o perché la Germania stanno avendo di più o forse stanno avendo in maniera diversa. Hanno chiesto l'Olanda e la Germania per i loro paesi quello che i loro paesi necessitavano e l'Europa gliel' ha riconosciuti o meno. L'Italia deve fare la stessa cosa, senza lamentele, perché veramente non servono proprio a nulla, soprattutto in questo momento. Deve chiedere, deve avere molto chiare quelle che sono le necessità e sicuramente l'Europa farà l'Europa. Io quindi ho piena fiducia rispetto a questa grande famiglia di cui facciamo parte, però ripeto, nella famiglia ogni figlio è diverso e ogni figlio ha diverse necessità, ma deve essere cosciente di questo.